La mattinata è stata molto interessante. Avevamo programmato da alcune settimane la visita del prefetto, cioè sindaco di Nova Prata dello stato di Rio Grande do Sul, un comune di 35-40 mila abitanti. Il prefetto, che sarebbe il nostro sindaco, Alcione Graziottin, è di origini trevigiane, di Cornuda. È sindaco da poco più di un anno, ha la sua prima esperienza amministrativa, è avvocato. Ma soprattutto è anche presidente della MESNE, che è un'associazione come il nostro consorzio BIM di 36 comuni del Rio Grande do Sul, che complessivamente rappresentano circa 1.200.000 abitanti. È una realtà importante. Nel 2014 c'era stata una missione da parte del BIM Belluno, consorzio BIM Belluno, per vedere con il proprio servizio informativo, dell'informatizzazione, di poter fare qualcosa in Brasile. La cosa era molto interessante, però poi il cambio delle amministrazioni comunali, la pandemia hanno rinviato il tutto. Oggi Graziottin ha voluto incontrare il presidente del consorzio BIM, Stanovo Polacco, il direttore Stefano Savaris, ha voluto incontrare il presidente della Camera di Commercio di Treviso e di Belluno, Mario Pozza. Ha voluto incontrare il presidente della provincia e ha voluto, ovviamente, nella sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, incontrare anche la nostra associazione, insieme al nostro caro amico Ivano Fauro, già sindaco di Arcier, comune che è gemellato con Villa Flores, che è il comune proprio attaccato a Nova Prata. L'interesse che il prefetto Graziottin ha manifestato oggi a queste personalità della provincia di Belluno sono quelle di poter avere sia la piattaforma sia il software e l'hardware per poter impostare un servizio di informatizzazione sul territorio, intanto pilota di Nova Prata, e poi man mano che Nova Prata riuscirà a realizzare questa informatizzazione sulle reti tecnologiche, sulle destinazioni urbanistiche, residenziali, commerciali, industriali, sulla sistemazione del rifiuto, cioè del lisio, sul discorso della produzione di energia elettrica da diverse fonti, farà l'iniziativa pilota nel suo comune e poi man mano, quando avrà cominciato a impostare con l'aiuto del consorzio BIM Belluno tutte queste attrezzature, tutti questi meccanismi, potrà estendere anche a altre comunità che fanno parte del consorzio MESNE di queste opportunità. Buongiorno, sono soddisfatto di essere qua a Belluno, della Italia. Siamo perfettamente, amorosamente, di forma felici, ricevuti qua per Oscar, per Ivano e per tutte le persone che Oscar ha menzionato. Una ricevenza carinhosa, quentissima, andò che abbiamo ricevuto informazioni de como zelar a administração deste consórcio aqui em Belluno, que é algo de maravilhoso, é fenomenal, e existe sim uma boa intenção, existe uma vontade de executarmos este projeto também lá em Nova Prata, que é a minha cidade, na região. Attraverso anche la Camera di Commercio italiana che c'è a Porto Alegre, e grazie anche all'aiuto della nostra famiglia, dove c'è il segretario Davino Contini e il presidente Alvaro Wolf. Alvaro Wolf, dove noi abbiamo una famiglia da alcuni anni che è veramente operativa e brava, e sono contenta che abbia partecipato anche a realizzare questo incontro di oggi. Ancapesi, la bento, Cesare Prezzi, Cesare Prezzi, che che ha insistito per realizzare questo e anche incontro. mi ha messo sforzi perché mi fosse ricevuto qua di che forma meravigliosa che ha acontecesto. E allora siamo abbiamo ricevuto tante informazioni, adesso ritorno a mia comuna e parlo con i E tu miei sai che c'è assessori. l'ABM della Serra Gaucha e l'ABM di Taquari Atas lì nella tua Sì, regione, e anche a me sono socio della Bellunese l'Associazione del Mondo. Bellunese del Mondo. È Evviva, una evviva. soddisfazione. E l'associazione deve fare effettivamente quel che si propone. A intercambio, a diffondere la cultura, non solamente la cultura italiana, ma tutto quello che viene incontro al Grazie per comune. questo riconoscimento.
Agradeço a tutti, um grande abraço a tutti qua da Itália, lá do Brasil. Enfim, sou muito feliz. Agradeço a Oscar, Ivano, enfim, tutti i signori che c'era lì, che abbiamo parlato. E retorno al Brasil con più informazioni impossibile. Ma concrete, torni con Concrete. proposte concrete. Come ho detto Oscar e Ivano, il nostro problema è il cambio, un par 5, un par 6, delle volte difficulta, né? Ma dentro delle possibilità, noi vamos concretizzare questo negozio.